Bene, parlo io per primo e parlo di una categoria, di una figura, di un personaggio concettuale, quello del giusto, che forse merita di essere connotata in positivo e non solo in negativo, perché quando diciamo che i giusti non sono dei santi, non sono degli eroi, non sono dei martiri, diciamo sempre non, e invece bisogna passare all'attivo, ma questo attivo in realtà e questo positivo lo affronteremo vedendo la positività del non apparire. Una delle idee che si vedono in maniera manifesta quando si affrontano tutti i casi dei giusti, no? Dal punto di vista storico, è questa singolare inversione di ciò che siamo abituati a vedere nella società contemporanea, cioè la spettacolarizzazione. Quando noi vediamo delle azioni meritevoli e purtroppo anche immeritevoli, noi stiamo all'interno di una dimensione spettacolare in cui queste vengono esaltate, vengono focalizzate su la diciamo visione e potremmo dire il piedestallo che in qualche modo esalta le personalità che fanno queste azioni, positive o negative che siano. La cosa che colpisce nello studio empirico, storico delle figure dei giusti è invece appunto questa retroversione, questa che è appunto nel libro che costituisce anche il riferimento di questa mia comunicazione, ho chiamato il pudore, che è una parola piuttosto desueta, no, nella lingua contemporanea, guarda caso, perché vivendo in una dimensione spettacolare, cioè in cui tutti cercano di apparire di più, no? Quindi di esaltare la propria, le proprie azioni e diciamo i propri risultati, i giusti che storicamente abbiamo incontrato nella vicenda storica più recente, la Shoah e quindi i giusti che, da cui muoviamo, ma la figura stessa del giusto che possiamo ricavare dalle scritture, ci conducono invece in una direzione opposta, cioè non apparire di più, ma non apparire, apparire di meno, essere nascosti, come appunto dice la scrittura dei giusti. E allora questo doveva essere sottolineato costruendo una specie di percorso che individuasse in maniera diciamo generale i connotati di questa figura. Per cui appunto il pudore dei giusti, filosofia del bene senza spettacolo. Del bene senza spettacolo perché la domanda riguardo al bene, spesso nella tradizione culturale europea è stata collegata alla risposta di un appunto esaltazione positiva, ma un'esaltazione. Il giusto è ciò che appunto sta accanto al bene come il sole, no? Addirittura in Platone e ricorrentemente nella tradizione culturale europea la ricerca del giusto è la ricerca di qualcosa che appunto si afferma ed è visibile nella sua diciamo manifestazione, quasi appunto come la concezione di un Dio visibile come è il Dio, diciamo, come erano gli dei della Grecia, che erano dei associati alla manifestazione della natura, e come appunto poi ricorrentemente nella cultura cristiana appaiono per esempio i santi, no? Che sono addirittura gloriosi nel loro martirio. Addirittura io mi ricordo da piccolo nella chiesa vicino a Palazzo Labia, la chiesa dove sono tenute le spoglie di Santa Lucia, mi impressionava sempre vedere questa santa con il piattino dove c'erano gli occhi, no? Insomma, ed era, devo dire, una visione impressionante. Il martirio, per esempio, è l'ostentazione di una forma di azione, di testimonianza del bene, che arriva addirittura appunto a testimoniare, martirio vuol dire
esattamente questo nella lingua greca, attraverso un'azione spettacolare, addirittura appunto potremmo dire la beatitudine del martirio, come appare in molte rappresentazioni della storia dell'arte occidentale. Dall'altra parte, appunto, basta appena accennare, no? Gli eroi sono circonfusi di luce, pensate alle armature splendenti degli eroi greci, no? Insomma, di Achille, di Agamennone, eccetera, eccetera, che si affermano tanto in quanto appunto manifestano la loro doxa. La doxa è la gloria, la manifestazione gloriosa. E di fronte appunto ai santi, ai martiri, i giusti, come appaiono? Appaiono nella segretezza, stanno nascosti, sono le colonne che sorreggono il mondo, ma allo stesso tempo non appaiono. Questo contrasto, che in un'epoca non spettacolare, premoderna, poteva avere un significato, oggi ne assume uno, a mio avviso, quanto mai importante. Perché? Perché appunto sottolineare questo aspetto antispettacolare dei giusti oggi significa restituire autenticità alle figure dei giusti. Giusti fanno quello che fanno non perché sono motivati da una qualche ideologia, non perché seguono qualcosa che li spinge ad andare al di là. Sono giusti tanto in quanto rispondono a una situazione di prossimità, potremmo usare questa parola, perché spesso nella filosofia contemporanea si usa la parola l'altro, l'alterità, eccetera, ma l'alterità è astratta, gli altri sono generici, il prossimo è quello su cui si può agire. E se noi prendiamo in esame empiricamente, quindi storicamente, gli episodi che hanno visto coinvolti i giusti, questi episodi hanno tutti la caratteristica di mostrare una sorta di inevitabilità dell'azione buona, generata però da quello che è una situazione. Questa situazione pone il giusto nella scoperta del suo essere giusto anche rispetto a se stesso. Ecco, potremmo dire, i giusti non solo sono segreti, ma spesso appunto non sanno di esserlo finché non compiono l'azione giusta. E questo ovviamente è un motivo di autenticità rispetto all'idea che ci possa essere una condizione del giusto, come possiamo immaginare un programma, una forma di maschera da adottare, no? Il giusto fa ciò che è giusto perché è giusto, non c'è una motivazione che va al di là dell'azione giusta. Questo appunto mette al riparo il giusto da quelle forme di giustificazione ideologica che invece troviamo in altre figure, o personale, l'eroe, l'autoeroizzazione, o per esempio appunto ideologica, il martire che testimonia un'idea, no? Il giusto non testimonia nient'altro che l'azione giusta. E in questa maniera comprendiamo perché è importante raccontare le storie dei giusti, cioè la via della narrazione come forma di trasmissione dei contenuti e dell'eredità dei giusti. Perché? Perché la narrazione? Perché la narrazione è ciò che, come ci insegna Benjamin, è più vicina all'esperienza. I giusti possono essere comunicati tanto in quanto vengono raccontati, e vengono raccontati perché appunto il racconto è la via maestra per trasferire tra noi umani le esperienze. E appunto non si dice fai questo perché è giusto, lo si fa, ma come lo si fa? Se noi ricostruiamo e seguiamo con una certa, diciamo, ricorrenza le storie dei giusti, noi vediamo che, a prescindere dal fatto che poi i giusti tornano nell'ombra dopo aver compiuto la loro azione che noi definiremmo eroica, ma è un'azione giusta,
cominciamo a distinguere appunto questi campi semantici in modo da poter abitare la condizione dei giusti in maniera appropriata. I giusti non cercano di esibire l'azione che fanno per il semplice fatto che una volta interrogati, qualora appunto, come è successo nella ricerca, diciamo, dei giusti dopo alla fine della Seconda Guerra Mondiale, i giusti rispondono, diciamo, incalzati sulle motivazioni della loro azione, non rispondono con "l'ho fatto per" e via una giustificazione ideologica per l'umanità, per la cosa. I giusti rispondono: "chiunque avrebbe fatto il posto mio", che è una risposta, se pensate, veramente notevole, perché esprime esattamente questo meccanismo del nascondimento. Perché appunto, se solo io potrei fare questa cosa, solo io posso fare questa cosa, significa mettere sul piedestallo l'individuo. Dire "io ho fatto questo perché rappresento questa idea" significa mettere nel piedestallo l'idea. Ma dire "chiunque potrebbe, chiunque poteva farlo" significa in qualche modo fare un passo indietro, ma a quel punto far apparire, potremmo dire, la singolarità di ciascuno come possibile giusto. E questo appunto ci collega con i maestri che nella tradizione della riflessione talmudica e nello studio della figura del giusto convergono su questa immagine del giusto come, potremmo dire, sigillo di Adamo. Il sigillo di Adamo non è un universale. Pensiamo ad Adamo come a l'uomo, no? O anthropos, quindi l'essenza dell'umano. Questo sarebbe appunto grecamente pensabile. Anzi, i greci tendono a pensarlo in questo modo. Esiste un'essenza dell'uomo che è comune a tutti gli uomini, universale. Ma in realtà il pensiero dei maestri ci induce a ritenere che il sigillo di Adamo sia la cosa che distingue Adamo dagli altri Adamo. Cioè il sigillo di Adamo è la differenza per cui ogni essere umano è diverso da un altro. Quindi la singolarità è esattamente questa, cioè non ciò che accomuna in quanto essenza universale, ma proprio la differenza è ciò che accomuna. Questo è lo spostamento. Quindi non c'è un, potremmo dire, un conio, come i coni delle monete, no? E poi stampo quante monete possibile, tutte le monete ovviamente hanno l'impronta dell'originale, non c'è un originale, tutti sono originali. In questo senso allora chi salva un uomo salva il mondo intero, chi salva una vita salva il mondo intero, perché appunto in questo senso salvarne uno non è salvarne uno dei tanti, è salvare la caratteristica fondante di ogni umanità, che non sta in una astratta idea, né a monte, l'idea di umanità, né a valle, l'umanità possibile, futura, che non arriverà magari mai, no? Insomma, potremmo dire quell'idea di umanità con cui ci ha familiarizzato l'illuminismo, dicendo appunto l'humanité, no? Che è sempre qualcosa da raggiungere dopo, come Kant ci ha spiegato, no? È quell'umanità possibile che però non è l'umanità presente. In realtà il sigillo di Adamo è l'umanità che c'è, e di quello si occupano i giusti. E questa è la bellezza di questa figura dei giusti, di non rimandare. Ogni istante è la porticina da cui entra il Messia, no? Come nelle tesi di Benjamin. E quindi in ogni istante può esserci il momento dell'umanità, no? Quindi non c'è un rinvio che renderebbe l'azione del giusto un'azione programmatica. In questo senso quindi il giusto si ritrae, ma si ritrae proprio per evidenziare questa non serialità, questa non questa assenza di rinvio. E possiamo dire che quello che emerge dalla questione del giusto
ci fornisce una teoria, potremmo dire, molto diversa dalle teorie della giustizia che la cultura europea ha elaborato, che sono tutte teorie che sono giocate sul dover essere, in qualche modo, no? Però appunto non è detto che poi qualcuno lo faccia questo bene. Allora, come grande problema di tutti i filosofi morali di qualsiasi epoca, come passare dal dover essere all'essere? Ebbene, il giusto non pone questa frattura, perché, come abbiamo detto, non c'è un punto di, diciamo, di riferimento prima o dopo. Accade nell'evento, l'evento del giusto. E il giusto, appunto, prima non lo sa, però viene spinto ad agire da una forza che viene suscitata dalla situazione. Ora, questa situazione di prossimità è la situazione in cui, appunto, scatta quella che potremmo chiamare la compassione. Il giusto non può non agire, perché in quel momento condivide, non per analogia, ma sente il dolore della vittima. Per questo perché la risposta del giusto? Chiunque avrebbe fatto lo stesso. Perché in quella situazione, che non era una situazione astratta, esterna, ma nella situazione di coemotività della situazione di sofferenza della vittima, il giusto soffre lo stesso dolore della vittima. Non è quindi una analogia, è una partecipazione diretta. Noi spesso, appunto, siamo testimoni del dolore degli altri e spesso, appunto, cerchiamo di in qualche modo immaginarcelo, di essere vicini, eccetera. Nulla di tutto ciò nella compassione autentica. Nella compassione autentica il dolore è sentito parimenti da colui che lo sente in prima persona che da quello che prova compassione. Questo è fondamentalmente diverso da quando noi diciamo proviamo pietà per qualcun altro. Questa pietà è un sentimento umano, ma è un sentimento da spettatori. Noi assistiamo al dolore altrui, in qualche modo ne siamo consapevoli e se possiamo interveniamo, ma in forma indiretta. La pietà è quindi un sentimento, potremmo dire, generalizzabile, ma proprio perché è generalizzabile è strumentalizzabile. La pietà può mobilitare, pensate, nella tradizione culturale, spesso e volentieri è stato uno di quei doveri di cui si parlava, addirittura nello spirito delle leggi Montesquieu critica la pietà come dispositivo a favore invece dell'assunzione da parte dello Stato, lo Stato a metà del Settecento, quindi uno Stato che è ancora ben lontano rispetto alla nostra idea di Stato, però appunto lo Stato si deve far carico delle situazioni che invece sono solitamente oggetto di pietà, per esempio da parte delle confessioni religiose, eccetera, eccetera. Ecco, quindi la pietà è un sentimento da spettatori, mentre in realtà la compassione non prevede di essere spettatori, perché il dolore che si soffre, benché diverso, perché comunque c'è una differenza, è in continuità con la vittima. Per questo c'è l'inevitabilità della reazione del giusto, che appunto, scoprendosi in questa situazione emotiva, non può tornare indietro, non può sottrarsi, anche se questo è totalmente non conveniente. Ed ecco qui un altro elemento importante che nel libro cerchiamo di evidenziare, della differenza tra potremmo dire l'idea di giustizia che ci deriva dall'esperienza del giusto e dei giusti, e invece le teorie della giustizia che si sono prodotte e di cui ovviamente sono piene le biblioteche della nostra tradizione. Perché da un lato, appunto, noi abbiamo idea di giustizia più coerente, che parte, potremmo dire, dal più antico documento, no? Hammurabi, il codice di Hammurabi, e poi passa attraverso i vari codici delle culture antiche per arrivare fino ai nostri giorni. Ebbene,
L'idea di giustizia è alimentata, non a caso, anche da un simbolo a noi ben noto, perché lo troviamo nei tribunali, dalla bilancia, no? E quindi dalla equivalenza, dall'equilibrio, dalla simmetria. La giustizia in qualche modo è restituire, nella maniera più crudele, nei codici più arcaici, no? Occhio per occhio, dente per dente, cioè l'idea di uno scambio che si chiude simmetricamente, no? E quindi anche oggi noi possiamo pensare che le teorie della giustizia più attuali e complesse, se noi andiamo a grattare sotto sotto, ci spiegano che la giustizia è conveniente, c'è un'idea di convenienza della giustizia. Siamo favorevoli alla giustizia perché poi alla fine una società giusta è anche una società dove, come dire, ci sono delle convenienze per tutti. L'utilitarismo, che è sotto sotto la filosofia tacita della nostra epoca, è anche quello che ci dice che tutto sommato una società giusta è una società conveniente. Ma è questa idea di simmetria, di equivalenza, di bilancia che ci deriva dalle figure dei giusti? No, perché i giusti ci insegnano un'idea di giustizia come asimmetria, come gesto che non attende compensazione. E quindi capite bene che se noi teorizziamo la giustizia come un'equivalenza, un rimettere i piatti in equilibrio della bilancia, è un po' difficile poi spingere all'azione per riequilibrare. Sì, ci può essere il senso di ingiustizia, no? Uno che subisce un'ingiustizia, che vuole essere, diciamo, ricompensato, ripagato. Quante volte nella storia, anche recente, ma non solo, ma nella letteratura, eccetera, noi seguiamo i personaggi che ambiscono alla giustizia come personaggi del risentimento, che vogliono quindi avere una compensazione. Michael Kolas, per esempio, è un esempio della letteratura addirittura, diciamo, emblematico, che subendo un torto, alla fine per parificare quel torto non fa altro che amplificare sempre più la conflittualità. Quindi la giustizia come idea, ovvero senso di ingiustizia e quindi bisogno di equilibrio, di recupero, eccetera, così, ha dei limiti. E lo vediamo sia nella difficoltà di passare dalla teoria alla pratica, sia per questa idea di equivalenza che, ahimè, spinge poi il giusto a diventare conveniente. E in una società fortemente condizionata dall'economia, com'è la società contemporanea, capite bene che questo rischio che poi alla fine prevalga il principio di economia rispetto alla giustizia è concreto. E questo appunto non è senza dubbio un discorso che farebbe un giusto, perché il giusto non guarda la sua convenienza. Se i giusti di cui noi ricostruiamo le biografie avessero basato la loro azione sulla convenienza, non ci sarebbero state le loro azioni, non l'avrebbero fatto. Il giusto si squilibra rispetto all'equilibrio, quindi è sbilanciato, è asimmetrico. C'è una figura molto discussa anche dalla tradizione esegetica della Bibbia, Lot, che mostra in qualche modo, in maniera emblematica, cosa significhi questo squilibrio. Lot, pur essendo in vari luoghi sia della tradizione esegetica che nella Bibbia indicato come giusto, è anche per altri versi indicato come un dissoluto o addirittura una figura discutibile. Perché? Perché, come sapete bene, nell'episodio biblico più famoso che lo vede coinvolto, Lot dà in cambio le figlie per ospitare i due angeli, i due visitatori di Sodoma e Gomorra. Ora, questo scambio è evidentemente uno scambio assolutamente squilibrato. È uno scambio talmente squilibrato che viene ravvisato sia dalla tradizione esegetica, ma anche, diciamocelo, anche da un lettore così banale, cioè vabbè, il dare in cambio ai cittadini, agli abitanti di Sodoma e Gomorra le figlie perché ne facciano ciò che volete, no? Insomma, piuttosto che tocchino i due visitatori, significa avere un'idea dell'ospitalità che non è soltanto
diciamo, accogliente, ma addirittura rovescia il senso di appartenenza, perché appunto Lot non difende, tra virgolette, le figlie, quindi ha un'ospitalità che mette a repentaglio addirittura il nucleo familiare, potremmo dire, no? Pensate appunto cosa significa questo in un mondo che si interroga sull'accoglienza, migranti, eccetera, eccetera, un esempio di ospitalità così spinto, no? Per cui addirittura c'è una figura che scambia l'appartenenza con l'ospitalità. E anche questo è un altro tema importante che emerge nella questione dei giusti, perché appunto se noi prendiamo in esame la casistica e prendiamo in esame i testi pochi che parlano della figura dei giusti, ricorrentemente troviamo questo momento di sospensione dell'appartenenza. Tutti noi apparteniamo a comunità degli affetti, apparteniamo a tradizioni culturali, apparteniamo a amicizie, insomma la nostra vita è fatta di appartenenza. L'appartenenza è una cosa buona, non è una cosa cattiva. Però appunto il giusto, nel momento in cui opera la sua azione giusta, sospende l'appartenenza, riesce a appunto a rischiare, tra virgolette, l'appartenenza. Ciò non significa che la neghi. Ecco, quello che emerge dallo studio della figura dei giusti, sempre appunto facendone, come ho cercato di fare in questa scrittura, che nasce poi da un fondo fatto per Garrigou, e quindi è quella la scaturigine, e partendo da questa motivazione abbiamo costruito un po' alla volta, in 18 capitoletti, una specie di costruzione del personaggio concettuale del giusto, perché appunto ci fosse non soltanto le biografie dei giusti che si aggiungono e che poi si ampliano, no? Rispetto agli esempi storici, ma ci fosse anche il tentativo di fare una fenomenologia in qualche modo del giusto, e evidenziando alcuni elementi. E uno di questi appunto è senza dubbio questa caratteristica dei giusti di sospendere l'appartenenza. Il che non vuol dire negarla, ho usato la parola sospendere, significa che appunto la sospensione dell'appartenenza consente al giusto di uscire da quei meccanismi per cui appunto, siccome si appartiene a un gruppo non si ospita, siccome si appartiene a un gruppo non si rischia per salvare la vita altrui, siccome si appartiene a un gruppo si rispettano le leggi, no? Uno degli elementi più interessanti nella ricostruzione della figura del giusto è che spesso i giusti si trovano in conflitto con le leggi positive del gruppo di appartenenza, cioè sono costretti in qualche modo a violare le leggi, ed è ben singolare, no? Stiamo parlando di un giusto che produrrebbe un'illegalità per produrre l'effetto di giusto, cioè agire da giusto. E questo appunto avviene, se pensiamo a quello che è successo storicamente nel caso della grande mattanza hitleriana, in quel caso ci sono giusti che per compiere l'azione giusta hanno violato la legge, che ne so, le leggi razziali in Italia o comunque le leggi di Norimberga in Germania, cioè quelle erano le leggi dello Stato. Se noi pensiamo che giusto sia colui che si comporta legalmente, in quel caso il giusto viola le leggi dello Stato. Allora, se fare la cosa giusta è superare questa legalità, pensiamo ai personaggi di Antigone, no? Il contrasto tra leggi dello Stato e la legge della physis, della natura, ma appunto continuamente, o la legge dell'Ade, come appunto dice Bultmann, questo contrasto mostra che la riflessione che i giusti ci consentono di fare sulla giustizia è una riflessione che ci induce a mettere in discussione tutta una serie di luoghi comuni che la filosofia morale e la filosofia del diritto della cultura occidentale ha condotto, e che fossero stati dirimenti, probabilmente queste biblioteche sarebbero state molto più contenute. In realtà queste biblioteche si sono espanse nel tempo, però appunto in realtà questo è rimasto come il discorso, come dire, ideale.
Se pensiamo a uno dei testi fondanti della tradizione filosofica, la Repubblica di Platone, nella Repubblica dimentichiamo rapidamente che all'inizio del dialogo c'è uno scambio, quasi appunto sembrano, cioè ci riconducono a quella dimensione appunto di racconto, no? Questi dialoghi platonici. Questo serve all'inizio, poi ci si dimentica. E all'inizio della Repubblica si arriva a parlare del giusto interrogandosi sull'azione giusta, non sull'idealità dell'idea di giustizia. Il dialogo inizia partendo dalla questione di un mercante, un ricco mercante che alla fine della vita, quando appunto ha raggiunto la sua situazione, sta per passare al figlio i suoi affari, si interroga se ha commesso ingiustizia, no? E parlando con Socrate, che è di ritorno a una festa civica, diciamo, della città del Pireo, no? Nei dintorni di Atene, si interroga su che cosa può fare e appunto per rimediare se ha commesso ingiustizia. Quindi stiamo parlando proprio su un livello empirico, pratico. Pensare che questo è la scaturigine di un dialogo che finirà per parlare delle idee, del mito della caverna, delle cose, e si concluderà addirittura con una visione dell'aldilà, no? Insomma, quindi la costruzione di un affresco di grandissime proporzioni culturali, che però appunto parte da una domanda banale, tutto sommato. Cosa potrei fare se ho commesso ingiustizia per rimediare, no? E questa è la domanda che si fa Cefalo all'inizio, e poi si comincia. Allora cos'è giustizia? E la risposta che viene data, che è l'inizio del discorso di questo grandioso dialogo che sta a fondamento, potremmo dire, di tantissima filosofia successiva. Addirittura è stato detto, no, che tutta la filosofia occidentale è una nota a piedi pagina di Platone. La domanda è quella: cosa posso fare per rimediare? E allora, quando Socrate chiede brutalmente: ma allora che definizione di giustizia possiamo dare? Dare a ciascuno il suo, no? C'è questa definizione: dare a ciascuno il suo. E di nuovo l'equivalenza, di nuovo la distribuzione, di nuovo la bilancia, no? Ma c'è una bilancia che non ha una parificazione, è la bilancia di Giobbe, che è quella che accanto alla bilancia dei greci potremmo mettere. La bilancia dei greci tende sempre alla parità dei due piatti, ed è la bilancia della grande tradizione razionalistica occidentale, della scienza, dell'organizzazione scientifica di tutto. Ma si può organizzare scientificamente anche la giustizia? Punto di domanda. Si può anche sul giusto andare a piatti in equilibrio? E beh, c'è la questione della bilancia di Giobbe, quella bilancia che nel libro di Giobbe viene evocata, in cui si tratta di pesare le sofferenze, si tratta di pesare le sofferenze umane. E lì appunto non c'è sabbia del deserto che riequilibri le sofferenze. Ed è su quello che agisce la bilancia del giusto. Il giusto non agisce su bilance che vanno in pari, il giusto agisce su bilance che sono squilibrate, perché in gioco, nella bilancia di Giobbe, c'è il dolore, c'è la sofferenza. E su questo appunto il giusto agisce. Giobbe è un giusto, Giobbe è un giusto, come Noè è un giusto. Si può dire che Noè o Giobbe siano israeliti, siano ebrei? Forse no, nella tradizione ebraica è discussa questa identità di queste due figure, e sono però definiti giusti. Sono definiti giusti in una prospettiva, Noè, comprensiva di una condizione dell'umanità pre-abramitica, quindi prima di un patto specifico di una nazione, e in quanto Giobbe, in una condizione umana così ampia e vasta da porci realmente in una delle domande forse più
fondamentali della scrittura, perché appunto quella del giusto che non riceve equilibrio, del giusto che sta quindi con la bilancia squilibrata, è la questione di Giobbe, è la questione fondamentale. È una questione che tra l'altro viene ripresa alla fine, potremmo dire, della narrazione della scrittura in un altro libro biblico brevissimo, che è quello di Giona, dove ancora una volta si tratta di equilibrare. Lì in Giona c'è una figura assolutamente singolare, no? Quella del profeta che non vuole profetizzare, cioè che non vuole portare la parola, no? Soprattutto perché non vuole portare un giudizio, si vuole sottrarre al giudizio. Ricorda quasi un racconto di Buber, dei Chassidim, dove c'è appunto un maestro che, per non testimoniare contro un un altro esponente della comunità che era colpevole, si distende e si lascia morire. Cioè, pur di, quindi anche lì, non testimoniare contro il prossimo tuo, è il comandamento. Il comandamento non dice non dire le bugie, non dire il falso, no? E anche questo è indicativo, perché se fosse stato un greco a pensarlo avrebbe detto non dire il falso, ma in realtà dice non testimoniare contro il prossimo tuo, in una condizione quindi ben specifica, dove non si dice il falso o il vero, ma si dice il contro, questa parola, no? Insomma, che è importante. E nel caso di Giona abbiamo un percorso che quasi sembra essere una risposta a Giobbe, perché alla fine del libro di Giona c'è ancora una volta una situazione rovesciata, potremmo dire, invece che esserci il giusto che subisce immotivatamente Giobbe e che quindi appunto soffre pur essendo giusto, abbiamo invece il profeta che si rammarica perché Dio non mette in atto la profezia e non distrugge la città. Cioè abbiamo un rovesciamento che significa la costruzione di una visione, diciamo di una giustizia diversa, che non è una giustizia retributiva, che non è una giustizia che rimette i piatti della bilancia in pari. Qui la città ha peccato, però in qualche modo ha anche espiato e quindi non viene distrutta. E appunto Giona si rammarica per questo, si ritira, no, ad assistere, e quando appunto non assiste alla distruzione tace. Così abbiamo la fine del libro di Giobbe, dove è il silenzio, potremmo dire, di Dio. Non ci soddisfa la manifestazione della potenza che viene, la teofania con cui si conclude il libro di Giobbe, perché non spiega la sofferenza di Giobbe. Dall'altra parte, appunto, nel libro di Giona abbiamo rovesciato, abbiamo un Dio misericordioso e dall'altra parte abbiamo Giona che insistentemente rimane zitto, non accetta, diciamo, questa visione asimmetrica della giustizia. È questo il senso dell'operato dei giusti. I giusti sono asimmetrici, i giusti non sono in pari, non vanno in pari, non c'è convenienza nell'azione dei giusti. Ora, quanto significa questo proiettato in un mondo come quello contemporaneo? Cioè, quanto significa questo offrire un modello e un personaggio concettuale, quello del giusto, che rompe il circolo ipotetico del dono, no? Uno dona e l'altro ricambia e quindi si riprende, no? Insomma, offrire, ricevere, ricambiare, no? Insomma, i tre momenti del dono. Bene, il giusto non chiede compensazione, per questo poi scompare, no? Per questo torna nel segreto. Per questo non si aspetta di essere, diciamo, riconosciuto, e anzi appunto è anche infastidito da questa
caccia al giusto, no? Che se pensiamo in un mondo appunto di immagini come quello in cui viviamo, no? Può essere anche invasiva. C'è una pièce del Settecento, abbastanza dimenticata, che si intitola Montesquieu a Marseille, che racconta appunto di un gesto da giusto del grande filosofo Montesquieu, che è realmente accaduto questo episodio nel porto di Marsiglia. Montesquieu va lì per affari, Montesquieu è un uomo, come sapete, barone, eccetera, ricco, eccetera, e si trova a dover prendere un passaggio in una barca, no? E c'è il conducente di questa barca, è un giovane che pare a Montesquieu una carissima persona, e quindi gli fa delle domande su di lui. E come mai una persona così, diciamo, distinta fa il barcarolo? E lui racconta appunto la disgrazia della sua famiglia, il rapimento del padre che viene rapito dai pirati, e quindi la perdita degli averi. È un mercante, ha perso tutto il carico della nave, in più lui è stato rapito, eccetera, eccetera. E il figlio sta cercando in tutti i modi di recuperare i denari per pagare il riscatto. Allora Montesquieu cosa fa? Non visto dal barcarolo, lascia una borsa con dentro dei denari nella barca e se ne va. Poi, raggiunto il suo amministratore, stabilisce che l'importo del riscatto sia pagato, ma che questa sia un'operazione totalmente anonima, no? Quindi Montesquieu a Marseille, questo è il titolo di questa pièce di tale Mercier, che è stato tra l'altro uno dei primi editori di Rousseau, però appunto non passa alla storia per questo e neanche per le pièce, era un poligrafo. Ma questa pièce, quando esce nel 1784, è un successo, tanto che viene subito tradotta in tedesco, il donatore anonimo viene definita, eccetera, perché questa donazione di Montesquieu salva ovviamente il mercante, che ritorna a Marsiglia, torna nella sua famiglia, e a questo punto scatta la caccia al donatore anonimo. Cioè Montesquieu fa di tutto per nascondere la sua azione, ma ovviamente il beneficiato e la sua famiglia fanno di tutto per scoprire. E quindi capite bene che questa anche ambientazione settecentesca spinge questo teatro, un teatro didascalico, quello che volete, ci sono cinque atti, però ci sono insomma questi che vogliono esprimere la loro gratitudine, che inseguono il donatore, e il donatore che scappa e si nasconde in tutti i modi. È una situazione realmente singolare, no? E tra l'altro ci sono questi ad spectatores, come si dice, no? questi inserti agli spettatori di Montesquieu, che ogni tanto parla agli spettatori e dice: cos'è questo sentimento agrodolce che io provo? Questa gratitudine che però anche in qualche modo mi fa star male, no? Insomma, quindi alla fine, purtroppo per Montesquieu, i cacciatori del donatore lo trovano, però lui per un'altra ragione riesce a sottrarsi, e la commedia finisce con tutti i beneficiati che si ritrovano a tavola. È una commedia, quindi, perché se finisce con un banchetto, come sapete, nel Criterio è una commedia, che dicono: ma perché non ha voluto mangiare con noi, stare in questa tavola, eccetera, e se ne è scappato via. Quindi il donatore anonimo, cioè è difficile donare, è difficile avere il pudore di colui che dona, è un'espressione di Nietzsche, ma appunto è il pudore dei giusti, è il pudore dei giusti. E questa difficoltà di sottrarsi evoca una riflessione del pensiero contemporaneo, che è di un grande filosofo scomparso all'inizio degli anni 2000, che è Jacques Derrida, il quale appunto, riflettendo sul dono e sul fatto che il dono è un rischio, perché ci sono questi meccanismi insidiosi della restituzione, la gratitudine, che però appunto può diventare qualcosa di imbarazzante, ma anche di sottilmente agrodolce, no? Insomma, Derrida sembra quasi, Derrida non cita Montesquieu a Marseille e il libro e questa pièce di Mercier, però appunto quando Derrida dice che l'unico dono possibile è il dono anonimo, in realtà sta pensando esattamente a questo. Però
ci dovrebbe essere qualcosina in più, no? Perché se il dono è anonimo, ma si riconosce come dono, succede come il nostro amico, il figlio del mercante, che trova questa borsa, sa che è stata lasciata lì, e insomma è un dono, si vede che è un dono. Il dono perfetto, dice Derrida, dovrebbe essere quello di cui non si vede neanche, non solo il donatore, ma neanche che è un dono. Ora, se pensate, esattamente questa è la dimensione della vita. La vita è questa. Cioè, la vita è un dono di cui però solo retoricamente, noi diciamo, la vita è un dono, il dono di chi? Il dono dell'Altissimo, se siamo religiosi, il dono dei genitori, il dono di questo, il dono dell'altro, però così entriamo subito nella retorica e si sente subito lo zucchero, no? Ecco, però se non ci pensiamo, dobbiamo pensare alla vita come l'orizzonte di una grande donazione. Una grande donazione che, se pensiamo con la mentalità, diciamo, dei filosofi antichi, per esempio, l'effusione del bene, l'uno, no? Che è come una sorgente che dà sempre acqua e non si estingue mai. Quindi, se in qualche modo la vita ha una caratteristica, è questa caratteristica di essere un dono di cui non si conosce né il donatore, perché uno può essere credente, non credente, in un Dio piuttosto che un altro, in più dei o in nessun Dio, può anche appunto non riconoscere la vita come dono, no? Quindi non riconosce il donatore, non riconosce lo statuto del dono, però proprio per questo è il dono perfetto in qualche modo. Ed è questa la dimensione dei giusti. I giusti appunto hanno a che fare con la vita, perché salvano vite, ma senza un'intenzionalità preventiva. Non è che si entra nel club e ci si scrive, si fanno gli esercizi e poi alla fine si interviene. Questa sarebbe una idea abbastanza balzana del giusto. Il giusto sta nell'orizzonte della vita, e il fatto che dica della sua azione giusta che chiunque avrebbe fatto lo stesso, no? Insomma, fa pensare a quei fenomeni splendenti della vita, come per esempio una rosa. La rosa sboccia, e appunto il poeta diceva: la rosa sboccia senza perché, no? Non c'è un perché. Perché una rosa sboccia? Perché ci sono le rose e non ci sono dei fiori anonimi, brutti, senza profumo, eccetera, e invece c'è la rosa? Questa, diciamo, questo di più, questo surplus, no? È la dimensione del giusto. Quindi non solo, appunto, abbiamo detto, non c'è la bilancia, perché i piatti sono in asimmetria. Abbiamo detto appunto che non c'è equivalenza, ma c'è anzi eccesso, eccedenza. C'è dono, ma un dono particolare, non è un dono fastoso, non è un dono di colui che fa un gesto meritevole ed eroico e che vuole essere ricordato per questo. Anzi, appunto, si nascondono, sono segreti, e quindi hanno questa dimensione occulta. È occulta e allo stesso tempo garantisce, no? Non è spettacolare, ma anzi ci mette nella condizione di riflettere su quanto siamo coinvolti nella condizione dello spettatore, a tal punto che non siamo più in grado di sentirci prossimi di ciò che accade. Questa è appunto una dimensione a cui la figura del giusto ci induce a riflettere, no? Cioè la connessione tra acquisire una posizione di spettatori nei confronti del mondo, e questa posizione di spettatori non è una posizione così generica che storicamente c'è sempre stata, è una situazione che si sviluppa con la modernità, quando appunto un po' alla volta si crea quella che noi poi chiamiamo opinione pubblica, no? L'opinione pubblica ha la caratteristica di essere l'opinione di spettatori, no? Cioè, assistono allo spettacolo del mondo e sviluppano delle opinioni su ciò che accade. E questo ha una sua data di inizio. Il Settecento, nel corso del Settecento, nasce l'opinione pubblica e nasce questa condizione degli spettatori.
Ora, noi siamo molto addentro in questa costruzione del mondo come spettacolo, anzi abbiamo dei mezzi tecnici talmente forti e potenti che ci consentono di essere spettatori di, no, l'espressione villaggio globale, siamo spettatori globali, cioè in ogni momento teoricamente navigando eccetera così ci sembra di poter vedere il mondo, addirittura ci sono delle webcam che ci consentono di vedere dei punti incredibili della Terra stando seduti nel nostro studio. Questa condizione dello spettatore però è una condizione insidiosa, perché da un lato ci porta ad avere questa visione generale, però è una situazione che già nel Settecento i grandi filosofi illuministi sottolineano pericolosa. La pericolosità ci viene sottolineata da Rousseau, per esempio, che dice si rischia che il filosofo nel suo studio si metta a teorizzare sulle grandi istanze morali del mondo e sotto la sua finestra stanno sgozzando qualcuno, stanno uccidendo qualcuno. Il filosofo indifferente, il famoso esempio di un filosofo indifferente che probabilmente è suggerito a Rousseau da Diderot, un giorno in cui Rousseau va a visitare Diderot in carcere a Vincennes, e discutono su questa cosa, il filosofo indifferente. Cioè la tendenza dell'essere spettatori è quella che in un famoso passo del poema di Voltaire sul disastro di Lisbona è a Lisbona si muore e a Parigi si balla, no? Cioè, quante volte succede nella nostra vita oggi che succede questo, no? Insomma, a Milano si disquisisce sui giusti e che ne so, in qualsiasi, mettete voi la località del pianeta, sta succedendo che un missile sta cadendo, battaglia è in corso, oppure anche un pazzo entra in un liceo e spara a vanvera, come succede purtroppo, e così via. Quindi la situazione dello spettatore è una situazione che dà una illusione di diciamo onniveggenza, ma in realtà tu non puoi intervenire. Ti senti responsabile se sviluppi una responsabilità, ma è una responsabilità vuota, è una responsabilità che non si può tradurre in azione, se non in due modi, come suggeriva Hannah Arendt in un passo sulla rivoluzione, proprio parlando dei discorsi dei rivoluzionari francesi, cioè siamo appunto coevi alla situazione illuministica, no? O parlo, e quindi anch'io dico una vergogna, cosa, insomma, cioè partecipo, sottoscrivo, faccio delle raccolte di firme, o altrimenti pago, cioè faccio una raccolta di fondi, ma non intervengo, no? Non agisco, e anzi, alla lunga, insomma, sono quasi abituato, no? Mi abituo a livelli sempre più elevati di tolleranza all'intollerabile. Questo è il meccanismo dello spettacolo. E questo meccanismo dello spettacolo è il meccanismo che la figura dei giusti disinnesca, perché il giusto dice agisce su un orizzonte di prossimità. Quindi non agisce per il catechismo morale dell'umanità, perché quel catechismo morale dell'umanità rimane superficiale e alla fin fine non ottiene i risultati che si propone. Ma il giusto agisce in quanto appunto muove dal concetto di prossimità. Il giusto sente il dolore dell'altro come suo. È nella parabola evangelica del buon samaritano, il samaritano, che dei tre quello che si ferma, mentre gli altri passano. Tra l'altro nel testo evangelico vengono proprio usati uno passa dall'altra parte della strada, l'altro insomma cioè va al di là, no? Cioè superano, sembra proprio come succede quando c'è magari un mendicante, no? E uno lo scansa, non lo vede neanche, no? Insomma, e invece il samaritano si imbatte e diventa lui il prossimo, perché appunto il criterio di prossimità è come ospite, sono quelle parole belle proprio perché sono doppie, cioè inglobano un duale. Questa è una cosa che ci porterebbe lontano, cioè il duale, questa cosa splendida che ci siamo dimenticati delle lingue antiche. Alcune lingue hanno, oltre che il plurale e il singolare, hanno il duale.
il duale. Ecco, il giusto, potremmo dire alla fine di questo percorso, ho sforato abbondantemente, no, ci siamo, il giusto è quello che in qualche modo è sempre due, non è mai uno. Per questo è così difficile poi arrivare a identificarlo rispetto appunto a questi personaggi concettuali, perché nel momento in cui compie l'azione giusta e diventa un giusto anche a sua insaputa, potremmo dire, è due, ma un due che appunto ci introduce in una condizione che non è quella né della generalità né quella appunto dell'isolamento del singolo egoistico. Quindi è questa la dimensione, però taccio.